Eccoci qua, seconda serata di quelli degli anni 60-70. Ieri abbiamo visto la prima parte con i Salis & Salis, gli A51 e i Retro Gusto. Stasera vedremo, come promesso, la seconda parte. Erano ufficialmente sei i gruppi, quindi ci restano da sentire altri tre gruppi, ma in realtà poi un gruppo si è aggiunto, ospite diciamo in più della serata, che dal punto di vista dell'età sicuramente non ha niente in comune con i ragazzi che abbiamo sentito ieri e i ragazzi che sentiremo oggi, ragazzi naturalmente tra virgolette. Non hanno niente in comune con l'età, ma sicuramente con il repertorio sì, perché questi ragazzi, quelli che adesso vi presenterò e che state già vedendo appunto, hanno una media di età di 15-16 anni e hanno avuto il coraggio di formare un piccolo gruppo, poi ci spiegheranno perché e come sono nati, interpretando canzoni del periodo anni 60, 70, forse più 70 che 60, almeno quelle che abbiamo sentito durante la serata. Stiamo parlando dei The Flame, giusto? Sì. Buonasera ragazzi, benvenuti. Ricordo prima di iniziare che siamo ospiti della Casa della Musica e che la serata Quelli degli anni 60 è stata organizzata dall'Assessorato Sport e Cultura e Spettacolo del Comune di Oristano, dalla Proloco di Oristano, con il supporto tecnico e logistico della Casa della Musica, che ci ospita anche nella realizzazione di queste interviste. I Flame sono Simone Ferro, Giovanni Alborghetti, Gian Michele Ledda, Francesco Masala, Gabriele Masala e Marco Meli. Età media, come dicevo, 15 anni. Il microfono in questo momento ce l'ha Simone. Simone, ti prego di tenerlo vicino alla bocca. Grazie Simone. Intanto perché questo, il nome The Flame, I Flame? Allora, il nome I Flame è un nome nato dalla composizione degli iniziali dei cognomi di tutti noi. Diciamo abbiamo trovato questa parola così a caso, cercando tra varie parole, abbiamo detto i flame, che significa appunto le fiamme, e un po' diciamo ci rappresenta, perché comunque siamo dei ragazzi che a cui piace tantissimo suonare musica e ci divertiamo tantissimo, quindi siamo, cioè, la nostra più grande passione, quindi ci rappresentava proprio questa parola. Poi siamo accorti che comunque quel nome racchiudeva queste lettere, quindi abbiamo... Anche se sarebbero dovute esserci due M, giusto? Visto che i Masala sono due. Sì, sì. Flame. E appunto Masala, uno dei fratelli Masala. Guardate, sono tutti e due con i capelli ricci, con questa capigliatura. Tu sei Gabriele. Allora, Gabriele, che strumento suoni? Diamogli il microfono. Io sono la chitarra ritmica. E tuo fratello invece la chitarra solista. I due ospiti dietro non dovrebbero parlare, ma se ci scappa qualche domanda, perché avevamo allestito il salottino per tre persone. Allora, abbiamo visto il nome, il repertorio, il coraggio di eseguire canzoni di Bob Dylan, di John Lennon, di The Creedence Clearwater Revival. Come mai? E il nostro obiettivo è quello di essere apprezzati non solo dai giovani, ma anche dai, diciamo, più grandi. E quindi cerchiamo di fare canzoni moderne, ma anche canzoni appunto più vecchie, che possano piacere a tutti. Io vi ho visto qualche giorno prima dell'esibizione del 24 settembre, vi ho visto a Santa Giusta, in occasione della regata dei Sfassonis, avete eseguito più o meno un repertorio simile, quindi sì. Vi adattate, diciamo così, giusto, all'esigenza della serata, però avete nel vostro repertorio anche canzoni per i più giovani, per i giovanissimi, esatto, come voi. Sì. In quest'ultimo periodo infatti stiamo cercando anche di fare canzoni più moderne, alternate sempre a canzoni vecchie. Ecco, però per ricercare questo repertorio e per andare a cercare le canzoni più famose, voi non le avete conosciute perché eravate non piccoli, proprio non eravate nati, e i vostri genitori erano probabilmente molto ragazzini. Ecco, c'è qualcuno, diciamo, che artisticamente vi indirizza verso questo repertorio? Sì, diciamo, il nostro maestro è Tonietto Salis, che ci segue tutti i giorni mentre proviamo. E cosa dice di voi il maestro Tonietto? Vabbè, ci apprezza e ci aiuta sempre con i nuovi brani, anche in serata. E vi incoraggia, immagino. Sì, sì. Figlio d'arte, nipote d'arte, se vogliamo. Adesso passiamo la parola a Giovanni. Buonasera. Giovanni Alborghetti. Ciao Giovanni. Ciao. Tuo nonno scalpita quando sei sul palco, perché ti ha trasmesso la voglia di suonare la batteria, la passione di suonare la batteria. Sì, sì, fin da bambino. Ricordo che abbiamo iniziato con un semplice tamburo della Sartiglia, con cui poi ho iniziato a suonare con i tamburini, i mini tamburini e trombettieri,
Chi è tuo nonno, ricordiamolo? Mio nonno è Nello Cocco. Nello Cocco, naturalmente. Ex batterista dei Barritas. Ex batterista dei Barritas, che attualmente qualche cosina se la fa ancora, insomma, suona, anche se i Barritas non ci sono più. Perché poi i Barritas si erano sciolti in due gruppi. Comunque lui ha continuato sempre a suonare il fratello, che sarebbe... Non ti è parente il fratello Guido? Guido, però che è zio di mia mamma. È zio di tua madre, certo. Bene, allora in qualche modo è parente anche tuo. Sì. Ecco, cosa ti ha trasmesso tuo nonno? Ma da nonno devo tanto, perché mi ha trasmesso, diciamo, questa passione che, appunto, ripeto, è nata fin da quando ero piccolo. Ricordo la prima batteria, me l'ha regalata, c'era ancora la foto. La guardo, avevo, 3-4 anni. E adesso, appunto, mi ritrovo con i miei amici, Simone, Gabriele, appunto a suonare con la nostra passione. Voi sapete che state in qualche modo ripercorrendo quello che facevano i vostri genitori, i vostri parenti, cioè si ritrovavano nelle salette dove si provava e quello che usciva usciva, e poi, insomma, alla fine si aveva il coraggio di andare a suonare. Lo racconta sempre che, appunto, anche con Tonietto andavano a provare lì a Sant'Efisio, e appunto c'erano anche quelli che li ascoltavano fuori fumandosi sigarette, bevendo così, e applaudivano anche. Certo, ricordo la sala prove dei Barritas, si sentiva da fuori, proprio di fronte alla chiesa di Sant'Efisio. Non era previsto, ma facciamo salutare un saluto anche a Francesco, che è dietro di te. Ciao Francesco, tu sei più grande di età rispetto a tuo fratello? Sì, di un anno. Di un anno, sei forse anche un po' più alto, mi pare. Questa scelta dei capelli ricci, cosa... Come viene fuori? No, non c'è un motivo. Non c'è un motivo. Vi piacciono i capelli ricci? Sì. Papà non vi ha mai detto tagliati i capelli, no, perché no. Con i capelli ricci sembri un po' disordinato, no? No. Basta lavarli e tenerli in ordine, giusto? Sì. E quindi si possono tenere anche i capelli ricci. I tuoi compagni invece cosa ne pensano di questo look dei capelli, i tuoi coetanei, che oggi si usano i capelli tagliati, vedete come c'è il vostro, anche c'è anche Giovanni, insomma, tagliati in un certo modo, voi continuate a mantenerli sciolti, liberi. Sì. Cosa dicono i vostri compagni? No, dicono anche di tagliarli, però non li taglio. Pensa, quando eravamo ragazzini c'era la moda. Io ieri parlavamo proprio con Ignazio dei Retrogusto, che era stato addirittura licenziato dal suo posto di lavoro, ci ha raccontato questo aneddoto, perché il suo datore, il proprietario dell'azienda in cui lavorava, non sopportava i ragazzi con i capelli lunghi. Lui gli ha detto: o ti tagli i capelli o ti licenzio. Lui si è fatto licenziare per non tagliarsi i capelli. Se dovesse avvenire a voi una cosa del genere, accadere a voi, cosa scegliereste? Tagliarvi i capelli o andare a lavorare? Non lo so. Non lo sa. Cosa dici invece? Dategli il microfono un attimo. Sennò... Dipende se quando mi verrà dato il lavoro avrò ancora i capelli lunghi. Se dovesse succedere, dipende anche dal lavoro. Naturalmente. Se ne vale la pena, giusto? Invece il vostro amico dietro è... Marco. Tu sei Marco? Marco Meli, giusto? Sì. Anche Marco lui è proprio direttamente figlio d'arte, nel senso che sei figlio di Fabrizio, giusto? Giusto. È anche nipote, sì, perché il nonno è un santagiustese che faceva musica negli anni 70, Santa Giusta, 60-70. E tastiera trasmessa da tuo padre, naturalmente? Sì. Severo, tuo padre insegnando? No. Che tuo padre fa pure l'insegnante di musica, è professionista, diciamo. Sì. Ti trovi bene ad imparare la musica con tuo padre? Sì, sì. Sì. Torniamo allora un attimo, un'ultima domanda ai fratelli Masara. Come è nata la passione per la chitarra? Chi ti ha insegnato? Sin da piccoli i nostri genitori ci hanno consigliato di fare appunto musica. Abbiamo iniziato entrambi con il pianoforte. E io sono passato poi alla chitarra classica e poi entrambi alla chitarra elettrica, quindi grazie ai genitori. Grazie ai genitori. Simone? La mia passione per il canto è iniziata alle medie, quando ci eravamo ritrovati tutti quanti in classe a suonare la tastiera. A me non piaceva questa cosa, avevo deciso di cercare per la scuola dei ragazzi con cui comporre un gruppo per fare il saggio musicale della scuola. E da lì ci siamo incontrati, che eravamo in quattro, poi abbiamo proseguito, si sono aggiunti gli altri due,
e il canto mi è sempre più piaciuto e così la passione è nata. L'altro Francesco Masole, perché di Giovanni abbiamo visto come è nata la passione, la tua passione per la chitarra solista, giusto? Chitarra sì. Elettrica. Alla scuola media avevo iniziato a fare chitarra elettrica, allora di musica, e da lì è nata la passione. E vabbè. Allora, Simone, visto che sei al centro, ci presenti la scaletta che sentiremo adesso? Allora, la scaletta prevede come prima canzone Knocking on Heaven's Door di Bob Dylan. Poi però Imagine, una versione diversa, giusto? Sì, una versione diversa, un po' più sì. Rockeggiante. Sì. Poi c'è Imagine di John Lennon. Poi c'era una canzone che parla di pace, quindi credo sì. Che sia molto apprezzata sì, anche. Sì. Poi Have You Ever Seen the Rain dei Creedence. E per finire Satisfaction dei Rolling Stones. The Rolling Stones. Tutti i gruppi che adesso non ci sono più, ma voi continuate a mandare a cantare le loro canzoni. Sì, sì. Pensate di continuare, immagino volete continuare a lungo, il più possibile? Certo. Oppure avete un obiettivo, raggiunto l'obiettivo poi... No, no, sarà una passione che ci porteremo fin quando durerà. Sostenuti dalle vostre famiglie naturalmente. Certo. Bene, sentiamoci allora i Flame, le fiamme, con il loro repertorio, gruppo ospite della serata, quelli degli anni 60-70. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Told me long ago there is calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so the same, with a rain, a sunny day. I know, shine. Yesterday, not days before, sun is cold and rain is hard. I know, been away for all my time, till forever on his course, through the circle, fast and slow. I know, it can stop, I wonder. Grazie. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do.
to kill or die for. And no religions too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us on the world. Imagine all possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people. Say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us on the world. Grazie. Knocking on heaven's door, whoa, whoa, yeah, yeah, yeah.
knocking on heaven's door. Now, now, 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 knocking on heaven's door. Hey, hey, yeah, yeah, yeah. Now, now, knocking on heaven's door. Now, now, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Grazie. Con quest'ultima canzone Satisfaction ci teniamo a ringraziare per l'invito a Gigi Pisu. Un applauso. E tra l'altro, se mi posso permettere, vorrei dedicare questa canzone ai miei amici che sono sempre qui presenti con me, che ora staranno in mezzo al pubblico a sentirmi. Grazie.
can't get no, I can't get no.